Se abiti in Sardegna e hai una casa con radiatore o fan coil e utilizzi il gasolio, GPL oppure il pellet per riscaldarla, allora questo video fa per te. Sempre più spesso dalla Sardegna mi chiedono: ma cosa avete fatto al mio vicino? Perché non utilizza più il gasolio GPL per riscaldare? Beh, semplice, ha trasformato la sua abitazione in un edificio completamente elettrico, con la pompa di calore professionale, quindi che riesce a lavorare anche alle alte temperature. Infatti anche il tuo vicino si è stancato di fare il pieno di gasolio o di GPL nella cisterna, oppure di tenere i bancali di pellet nel garage. Sì, ok, bella sta storia della pompa di calore, però funziona veramente? Beh, non è detto che in tutti i casi funziona. Infatti bisogna analizzare il tuo edificio e capire se i tuoi radiatori o i tuoi fan coil riescono a lavorare anche con una pompa di calore professionale. Infatti per questo ci sono i miei partner che si sono formati e che lavorano nel territorio. Infatti oggi te ne presenterò uno, Luigi. Prima però vorrei farti ascoltare le parole di una tua conterranea che ha già scelto di eliminare il gasolio per riscaldare casa e utilizzare solo l'energia elettrica. Abito in Sardegna e ho una casa con l'impianto di riscaldamento con i radiatori. Non pensavo di poter fare almeno del gasolio, anche perché tutti mi sconsigliavano le pompe di calore, ma con i consigli del partner Ingegner Trento ho deciso di installare una pompa di calore ad uso professionale e adesso la mia casa è molto più calda e i consumi sono notevolmente ridotti rispetto a prima. Inoltre ho la comodità di poter regolare l'impianto del mio riscaldamento dal telefonino ovunque io mi trovi. Lo consiglio decisamente. Bene, adesso invece ti presento Luigi, che è in cantiere lì in Sardegna, dove ha appena collaudato una pompa di calore. Ben ritrovato Luigi! Dai, allora raccontami un po' cosa avete fatto. Ciao Samuele, buongiorno. Oggi siamo a Cagliari, abbiamo fatto il collaudo della nuova installazione, una 13 kW monoblocco. Qui il cliente aveva una caldaia pellet da 34 kW, però diciamo che tutto il lavoro che gli portava durante l'arco delle giornate nel pulire la macchina, sacchetti e tutto, gli ha dato la possibilità diciamo di intraprendere la strada della pompa di calore. Oggi abbiamo fatto il collaudo, come vedete adesso la macchina è accesa e qui sulla sinistra abbiamo la nostra sala termica. Come vedete qui ci sono tutte le tubazioni riportate fino alla sala termica, poi ventate in modo da disperdere il meno calore possibile. Qui abbiamo il nostro boiler dell'acqua calda sanitaria con una serpentina maggiorata creata apposta per le pompe di calore e qui dietro abbiamo il nostro cooler, che sarebbe il nostro accumulo di acqua tecnica, dove praticamente stocchiamo l'acqua durante il giorno per poi utilizzarla nelle ore notturne, facendo sì che il cliente possa utilizzare un COP superiore e soprattutto utilizzare meno corrente elettrica possibile. Lì abbiamo la nostra centralina, che è praticamente il cuore dell'impianto, quella che controlla l'impianto sia sull'acqua calda sanitaria che sul riscaldamento ed è quella che ci dà la possibilità di utilizzare il nostro sistema professionale da remoto per garantire al cliente la massima, diciamo, il massimo sostegno, sia dal punto di vista probabili, diciamo, disagi, sia dal punto di vista, diciamo, su come programmare l'impianto in modo perfetto. Come vedete qui abbiamo un filtro defangatore molto utile proprio per la pulizia dell'impianto. Non ci ricordiamo che le macchine, essendo molto sofisticate, automaticamente devono essere salvaguardate da tutte quelle che possono essere le impurità che provengono o dall'acquedotto o direttamente dai fan coil, come in questo caso abbiamo. Qui abbiamo i nostri vasi di espansione con tutte le varie protezioni. Il cliente, come ti dicevo, all'interno ha dei fan coil, quindi può utilizzare la macchina sia il riscaldamento che il raffrescamento. I fan coil verranno impostati automaticamente attraverso, diciamo, direttamente la scheda elettronica che è a bordo macchina e poi verranno gestiti dal nostro KT1, che è il termostato ambiente che chiederà alla macchina di accendere o spegnere il circolatore per il riscaldamento. Con questo ti saluto e buona giornata. Se anche tu abiti in Sardegna e sei stanco di riscaldare casa con gasolio o GPL, o ancora peggio, devi tener spento l'impianto di riscaldamento perché altrimenti costerebbe troppo, e quindi vuoi staccarti per riscaldare casa con una pompa di calore, allora vai nella descrizione del video. Troverai un link che ti porterà a una pagina e scoprirai se anche tu potrai fare a meno del gasolio GPL oppure del pellet per riscaldare casa.